2.126 spettatori allo stadio Renato Curi in occasione dell'ottava gara di campionato. Ad incrociare le armi con i grifoni sono i bianconeri del Napoli e di mister Castellucci, 10 punti dopo 7 giornate. Battistini propone una formazione nella quale sotto quota sono Giordano, Zanchi e Moscati. In avanti si rivede Ferri Marini a far da supporto laterale, una coppia d'attacco formata da Clemente e Bueno. Ospiti che lasciano inizialmente l'ex grifone Pellecchi in panchina e si affidano un attacco formato da Foggia e Chiaria. Arbitra Fanton di Lodi. Prima della gara Capitan Clemente deposita un mazzo di fiori sotto la curva nord in ricordo di Ferro, grande tifoso del Perugia, prematuramente scomparso lunedì scorso a soli 34 anni. In cronaca. Al sesto, iniziativa centrale di Clemente, palla filtrante col contagiri in area per Ferri Marini, il cui riflesso è letale per Erichiello. Grifoni subito in vantaggio, 1-0. La replica dei partenopei giunge al dodicesimo con questa conclusione telefonata di Chiaria, nessun problema per Giordano. Al ventesimo però, da un'azione che sembrava inoffensiva sulla sinistra, esce un traversone dalla parte opposta, sulla quale Bonanno di destro, anticipa tutti e realizza il pareggio. La palla per tornare subito in vantaggio capita sui piedi di Ferri Marini al 22esimo, ma l'intervento è poco coordinato e la sfera termina alta. Al 28esimo bello il traversone di Zanchi, altrettanto pericoloso l'impatto di testa in area di Borghetti in proiezione offensiva, che però termina fuori. È il prologo al nuovo vantaggio dei grifoni che giunge appena un minuto più tardi ad opera del solito Clemente, che devia centralmente un traversone dalla destra di Moscati. 2-1 che al 33esimo potrebbe trasformarsi in qualcosa di più consistente se l'assistente Galeotti di Prato non fermasse, a nostro avviso erroneamente, Margarita appena entrata in luogo dell'infortunato Ferri Marini, ben lanciato nello spazio da Bueno. Al 35esimo ancora Clemente, stavolta da calcio piazzato, prova ad insidiare la porta del Neapolis. La traiettoria è velenosa, ma Erichiello riesce a rifugiarsi in angolo. Con le immagini siamo nella ripresa. Occasionissima in avvio per Bueno al secondo minuto, l'argentino vince un rimpallo e si invola centralmente, poi tenta il tiro, che però termina alto sopra la traversa. Incredibile al quarto minuto, Clemente illumina servendo di tacco Margarita, il cui sinistro al veleno impatta sulle gambe di Erichiello, schizza sulla traversa e ricade sulla linea prima di uscire definitivamente. Preme ancora il Perugia, al sesto ci prova Margarita, ma Erichiello c'è e dice di no. La pioggia prima intermittente diventa più copiosa e anche i ritmi della gara ne risentono. Sostituzione a parte, occorre scorrere il nastro fino al 31esimo per trovare un'azione degna di nota. Iniziativa sulla sinistra di Zanchi e fallo di Esposito, dentro o fuori area per Fanton è solo calcio di punizione. La calcia Clemente, sulla ribattuta tocca a Borghetti, divorare una ghiotta occasione sparando sul fondo da ottima posizione. Al 36esimo Benedetti si lancia sulla sinistra e mette in mezzo velo di Gucci e Moscati, solissimo calcio addosso a Erichiello che si salva a pugni uniti. Termina con la sesta vittoria dei grifoni, che li mantiene nelle zone alte della classifica, a un solo punto dalla vetta dove c'è la Paganese.